vero, studiandosi ogni mattino, ogni pomeriggio. Un calendario ricco e qualificato tra eventi culturali, spettacoli, concerti, mostre, intrattenimento ed eventi enogastronomici. Sono questi i punti del ricco ventaglio che ha caratterizzato e diversificato le manifestazioni dell'estate 2018 del Comune di Fano e dall'Assessorato Cultura e Turismo. A testimoniarlo sono ben 72 manifestazioni che hanno racchiuso al proprio interno 691 eventi complessivi, collaborando a vario titolo con ben 54 associazioni. Il mix di eventi e manifestazioni si è diffuso in 917 giornate, tra cui mostre ed esposizioni che sono andate avanti per mesi, accompagnando l'estate fanese e facendo registrare un sold out di presenze. Soddisfatto anche il sindaco Seri, il quale ha ribadito l'importanza di aver messo in pratica una ricca programmazione di eventi, definendo quest'anno un anno della maturazione, investendo risorse e cercando di inserire tutte le manifestazioni della città. Infine, entro il mese di ottobre verrà diffuso un calendario tascabile nel quale verranno riportate una serie di eventi e iniziative con date già definite. Ma consideriamo l'estate una stagione che si è appena conclusa, sta concludendo una stagione eccezionale, perché siamo stati in grado di mettere in campo eventi variegati per tutti i gusti, facendo tesoro dell'esperienza di questi 4 anni sostanzialmente, che ha consentito di rivedere e di riprogrammare alcune kermesse che avevano magari un pochino di patina, di spostarne altre in mesi più, in periodi più consoni della stagione e soprattutto di evitare le sovrapposizioni, o meglio sovrapposizioni di quegli eventi simili che avrebbero disturbato, perché gli eventi sono stati tanti e quindi le giornate in quanto tali hanno messo in campo anche più manifestazioni o più mostre che però potevano convivere molto bene. Mi pare che il riscontro con il pubblico sia stato favorevole per quello che abbiamo potuto sentire, il termometro è questo, e questo ci dà lo spunto per ovviamente non sederci sugli allori, ma perfezionare ancora, fare tesoro dell'esperienza fatta, consolidare quelle iniziative che hanno dato un grande prestigio in Italia e all'estero a Fano, perché non dimentichiamo che non solo l'accoglienza ma anche gli eventi che fanno promozione gettano le basi per un futuro turistico e di gratificazione culturale della nostra città.